prima dei 5 anni mi arrampicavo sui mobili in casa, infatti i miei genitori non erano molto contenti. E appunto quando ho compiuto 5 anni e ho incominciato ad entrare per le prime volte in una palestra arrampicata, e da lì il mio percorso è iniziato. Ho sempre fatto tutte e tre le specialità. Verso gli 11-12 anni ho incominciato a specializzarmi sulla speed. E il fatto di andare forte e tutta l'adrenalina che c'è attorno mi conquista ogni volta, ogni gara. Ed è questo l'aspetto che mi piace di più. È stato un po' strano perché questo era anche l'anno olimpico e quindi io mi stavo allenando soltanto per le gare, non stavo scalando sulla roccia e per cui la cancellazione di tutte le gare ed anche delle Olimpiadi all'inizio è stato un po' demotivante. Però poi alla fine sono riuscita a trasferire i miei obiettivi sulla roccia e a trovare anche una motivazione per allenarmi ancora di più e alla fine mi sono tolto tantissime soddisfazioni, il mio primo 9 a più, il mio primo 9 B e anche la mia prima medaglia d'oro in Coppa del Mondo. Un po' ovviamente anche la voglia di scalare, dopo 2 mesi senza arrampicare mi ha dato una carica in più per cercare di mettercela tutta. Diciamo che è stato tutto bello e divertente, facile, fino a fare i 6 secondi e 30. E adesso il mio record è 5,78 e appunto ci è voluto un'eternità per scendere sotto i 6 secondi, poi arrivare al 5,70. Però è appunto bello allenarsi per dare tutto in quei 6 secondi e vedere il proprio lavoro che dà i frutti. Il record mondiale è 5,48 e quindi sono ancora 3 decimi buoni da buttare giù e sono davvero infiniti. Ad aprile dello scorso anno sono entrata a far parte delle Fiamme Oro e questo mi ha dato la possibilità di dedicarmi soltanto all'arrampicata. Poi ho finito scuola e mi sono trasferita a Trento e quindi ho cominciato ad allenarmi anche 2 volte al giorno e le strutture che offre il Trentino sono molto belle rispetto a quelle che avevo a Roma. Noi facciamo anche allenamento in palestra pesi, dove facciamo anche esercizi che per un falesista, un boulderista non servirebbero, appunto perché vai ad allenare la gamba che poi ingrossandosi diventa più pesante. Stiamo trovando un giusto compromesso, nel senso che mi vedo migliorato un po' nella lead e nel boulder, anche se per ora in gara non riesco a dare il 100%, e d'altro canto non vado a perdere i tempi sulla speed. Nella lead il mio punto debole credo sia appunto l'esperienza, perché non avendola fatta per un bel periodo della mia vita e ritrovarmi in un nuovo contesto dove il livello è davvero alto sia complicato. Non vedere i risultati mi butta giù un po'. Devo solo avere pazienza di aspettare che poi arriveranno. Mi sono concentrata quest'inverno soprattutto nell'allenamento della forza perché alla fine è quello che mi manca in tutte e tre le discipline. Per l'allenamento della speed ci vorrebbe un allenamento molto specifico per riuscire a migliorare tanto e io adesso i miei tempi rispetto alle altre atlete sono abbastanza alti e cercherò quest'anno di abbassarli anche se probabilmente non potrò raggiungere i livelli delle mie avversarie. Io punterò tanto sulla lead, che di solito è quella in cui vado meglio, e in boulder se sono anche riuscita a fare delle buone gare, e in speed cercherò di fare il mio meglio. Comunque conviene in realtà avere un risultato molto buono piuttosto che 3 risultati medi, perché poi con la moltiplicazione un fattore molto basso determina poi un risultato più basso. Questo tipo di format nuovo per Olimpiadi mi sa che non dà vantaggio a nessuno. È una cosa nuova per tutti, le Olimpiadi saranno una cosa nuova per tutti e quindi un campo di gara che finora nessuno ha mai visto in questo mondo, e quindi sarà tutta da giocare. Mi piace fare sport, ma non mi piace tanto guardarlo in televisione, non seguo tanti sport, però l'unico evento che diciamo seguivo un po', che guardavo in televisione erano le Olimpiadi.
quindi per me hanno sempre avuto un significato particolare rispetto alle altre gare. A me piace davvero tanto lo sport, diciamo che poi i miti dello sport, Tomba, Jordan, e Usain Bolt o anche Pietro Mennea che hanno fatto spettacolo alle Olimpiadi è una cosa che mi mette molto i brividi. Poter andare alla conquista di quella medaglia è davvero incredibile. We understand the